Si presenta oggi al Teatro Garibaldi il dossier statistico di immigrazione 2014. Quali dati più rilevanti? Il dato più rilevante è che adesso a livello nazionale abbiamo 5 milioni di immigrati, a livello regionale in Sicilia abbiamo 162.000 e i non comunitari sono circa 100.000. Le province più popolate sono, li cito in ordine proprio di importanza, Palermo, Catania, Messina e Ragusa. Questo per quanto riguarda i dati, invece per quanto riguarda le problematiche, in realtà la crisi che ha colpito gli autoctoni ha colpito altrettanto gli immigrati e questo naturalmente preoccupa molto. Questo non vuol dire che non è facile, non è possibile affrontare queste problematiche, ma purtroppo finora non abbiamo una politica lungimirante in materia di immigrazione sia a livello nazionale che regionale e peggio ancora a livello locale. Ai giorni d'oggi come si potrebbe definire il rapporto che vive appunto tra le due popolazioni? Qui a Mazara del Vallo intendo. Sì, lo diciamo da anni, i mazaresi sono un terreno fertile per l'integrazione, sono aperti, accoglienti, capiscono l'esigenza, le problematiche, il bisogno di questi immigrati che contribuiscono all'economia mazarese. Ma purtroppo non basta appunto l'autoctonia, la società, occorre anche che ci sia l'intervento della politica, perché in realtà l'integrazione si gioca soprattutto a livello locale. La conoscenza dell'altro più a livello locale è importantissimo, conoscersi per capirsi, soprattutto quando i telegiornali non fanno altro che parlare di cose brutte. Sì, effettivamente devo dire che a Mazara del Vallo le scuole fanno tantissimo, io frequento le scuole mazaresi, sono molto soddisfatto da questo punto di vista, sono fiero di appartenere a questa isola e a questa città, si parla molto di intercultura, di conoscenza dell'altro, di integrazione e siamo ben lontani da quello che accade in altre zone dove abbiamo proprio si sono verificati episodi di razzismo violento organizzato. Quando dico organizzato penso a Forza Nuova oppure alla Lega. Da anni si parla di immigrazione e anche di integrazione, oggi però la situazione risulta poco chiara, anche ci sono molte domande da fare, soprattutto riguardo i continui sbarchi che si ripercuotono all'interno di questo mar Mediterraneo. È proprio di ultimo una tragedia immane che ancora, di cui si parla. Sì, direi che siamo impegnati su due fronti che però non vale la pena tenere un po' distinti. Da una parte c'è una immigrazione di lungo corso, immigrati che sono arrivati in Italia, si sono inseriti, lavorano, sono una parte attiva e importante anche dell'economia del paese e che si trovano a dover fronteggiare problemi di inserimento, diciamo, di secondo livello. La casa, il mantenimento del lavoro, l'accettazione dei figli nella scuola, nella società e così via. E dall'altra c'è anche però un versante emergenziale che è dovuto appunto a questi sbarchi. E si era detto che dopo il novembre, il fatidico novembre in cui abbiamo vissuto più di 300 morti, questa cosa non si doveva ripetere, in questi giorni invece abbiamo vissuto una cosa analoga. E certamente il passaggio da Mare Nostrum, che era gestito dall'Italia e che ha fatto anche un grande sforzo economico, a dire il vero, per apportare anche aiuti umanitari alle persone che facevano la traversata, e appunto il passaggio da Mare Nostrum a Triton è stato molto traumatico, perché evidentemente le dinamiche, le politiche europee si sono trovate a dover gestire una situazione che fino adesso si sono è risultata molto più alta delle loro capacità, e quindi questo ha determinato quello che abbiamo visto. Sembra quasi che l'Europa abbia dormito finora, ad oggi si sia svegliata con questo problema come se non avesse visto, comunque non abbia già uno storico di come dover procedere, no? Sì, già all'inizio l'attuale ministro dell'Interno aveva denunciato questo, aveva auspicato un intervento e una presenza più sostanziale dell'Europa, visto che noi stiamo parlando delle frontiere europee. Purtroppo per come è strutturata la politica europea, per cui le politiche di immigrazione e di integrazione sono di fatto demandate ai singoli stati, questo complica molto le cose. Ci sono stati del nord Europa che non sentono proprio il problema e quindi sono restii ad impegnarsi in maniera più sostanziale, e però
questo si ripercuote mortalmente su questa povera gente che lascia i propri paesi per un futuro migliore, che purtroppo va seppellendosi lungo il Mediterraneo. Qual è la possibile soluzione a questo punto? Ma la soluzione credo che sia quella di sensibilizzare, di continuare a sensibilizzare l'Europa, e l'Italia non può fronteggiare da sola un'emergenza così importante. Lo ha fatto per tanto tempo, ma è giusto che questa gestione sia più condivisa a livello comunitario. Questa Europa, che è sempre più un'Europa dei governi, dell'austerity, dell'economia, anche un po' della burocrazia, dovrebbe invece essere un'Europa più unita politicamente, che si fa carico di tutto e si fa corresponsabile di tutti i problemi che ci sono e che sono anche i suoi problemi.